Ciao ragazzi, benvenuti al nostro webinar. Io sono Andrea e come ha introdotto Lucian, sono qui con Marta e con Carmela. Noi siamo il marketing team di Kaplan International e siamo collegati in questo momento a Londra, dove c'è il nostro ufficio. Entro subito un po' nella parte, vi spiego un attimo chi è Kaplan e perché stiamo facendo questo webinar e il perché appunto sul CV in inglese. Kaplan International è un'azienda americana, però abbiamo l'headquarter a Londra, dove da qui proprio gestiamo un po' tutto il mondo Kaplan, tutte le nostre scuole di inglese, perché abbiamo più di 35 scuole di inglese in giro per il mondo anglofono, quindi nei paesi solo madrelingua, dove appunto i nostri studenti migliorano il loro inglese o fanno anche attività un po' più specifiche, come corsi di business English, la preparazione le varie certificazioni. È un'azienda che ha 80 anni di esperienza e per darvi giusto un'idea, abbiamo più o meno 50.000 studenti l'anno che studiano nelle nostre scuole che arrivano da 150 nazioni. Andando alla prossima slide, just per farvi vedere un po' dove siamo localizzati, tutte le nostre scuole comprendono appunto, come dicevo prima, il mondo anglofono e siamo affatti in America, in Canada, in Regno Unito, in Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. E come dicevo prima, oltre ai corsi generali, abbiamo un'altra serie di corsi che appunto sono il gap year che appunto serve per, oltre a migliorare l'inglese, fare tutto un ciclo unico e completo per appunto prendere delle certificazioni, prepararsi a una carriera internazionale e tante altre cose per succedere nella propria carriera. Entriamo subito nel vivo di quello che è il programma di questo webinar. Infatti inizieremo con un review delle differenze tra il CV in italiano e quello in inglese. Dopodiché quindi andremo un po' a vedere un po' tutto quanto la struttura del CV e qual è quella più adatta nel paese in cui si sta applicando tra quelli anglofoni. E gli errori da evitare per avere successo nella ricerca del lavoro all'estero e in più vi daremo un po' qualche consiglio su quello che è il linguaggio da utilizzare per risultare professionale. Cioè, vorrei un po' dirvi che sarà un webinar un po' non come al solito, che cioè, saremo andare là, vedremo un po' esempi pratici di quello che è quello che si vede in inglese, un po' per esperienza personale, un po' perché appunto Kaplan aiuta anche i nostri studenti appunto a creare il loro CV in inglese, quindi anche quando studiano con noi puoi applicare per le università o per i lavori nei paesi anglofoni. E quindi entriamo subito nel vivo del nostro webinar e andiamo a vedere subito quali sono le differenze fra il CV in italiano e il CV in inglese. Un overview su perché il CV in inglese, dove vi potrebbe servire, vabbè, sembra scontato, ma è essenziale all'estero, e quindi per applicare un lavoro all'estero in un'azienda estera. Però ultimamente è anche richiesto nelle selezioni presso le aziende in Italia, specialmente se stiamo parlando di aziende, di grandi aziende multinazionali che operano in Italia, richiedono spesso un CV in inglese, un po' perché anche il personale all'interno delle aziende comunque potrebbe essere straniero, quindi si potrebbe ritrovare a lavorare con managers che arrivano dall'estero, un po' perché appunto anche le aziende in Italia si stanno un po' orientando ad assumere candidati che comunque possono lavorare con l'estero. Sicuramente è essenziale per quello che sono per l'application per le università estere, dove appunto, specialmente all'interno di Kaplan, abbiamo proprio un servizio per questo che aiuta i nostri studenti a fare l'application alle università, a essere presenti all'università, quindi tutto un percorso con i nostri teachers affinché l'accesso all'università estera vada a buon fine. Poi potrebbe anche essere utile per ottenere un visto lavorativo. Infatti ci sono alcune nazioni che richiedono appunto di presentare il proprio CV in inglese e quindi di fare in modo che, cioè, per esempio, per poter ottenere il visto e andare a lavorare nel paese di destinazione. Un esempio potrebbe essere l'Australia. E una cosa che ci tengo da sottolineare prima ancora di iniziare a entrare nel vivo del CV in inglese è che vi evitate di prendere un CV in italiano e pensare che la traduzione in inglese vada bene, perché i due CV sono completamente diversi. E infatti andiamo a vedere subito quali sono le differenze fra quello
quello che è un CV in italiano e il CV in inglese. Prima di tutto è la parte dei dati sensibili. Nel CV in inglese sono vietati, in quello in italiano, come ben saprete, sono necessari. E poi andrò a vedere nello specifico di cosa sto parlando. La fotografia non viene messa in quello in inglese, ma viene richiesta in quello in italiano. La lunghezza, per essere non, per avere chance di non essere scartati o comunque incuriosire i recruiters, deve essere massimo di 2 pagine nel CV in inglese, mentre in quello in italiano, come ben sappiamo, anche perché per il formato che viene usato, la limitazione, cioè non ci sono limitazioni perché solamente tutte le varie, i vari schemini, le varie tabelle occupano un sacco di spazio. E in inglese, quando si invia un CV, deve essere sempre in formato PDF, invece in italiano spesso accettano anche quello in formato Word, comunque non richiedono specificamente un tipo di formato. Va sempre abbinata una cover letter in quello in inglese, mentre in italiano normalmente se viene chiesta, se no, se avete già fatto l'application nei siti italiani, cioè semplicemente applica questo ruolo con un click, avete già applicato, mentre in inglese potete stare sicuri se fate una cosa del genere venete scartati. E il formato in inglese non ha un formato definito, ma anzi è a libertà del candidato, mentre quello italiano, come ben sappiamo, rispecchia quello che è il formato europeo. Nel formato, come dicevo, lo stile è libero, siate originali, però cioè, usate magari i template che riuscite a trovare online, però non siete originali, ma non troppo. Ciò significa che dipende dal tipo di lavoro che andate ad applicare, utilizzate un determinato tipo di layout, perché molte volte capita che candidati per un ruolo un po' più serio mandano i CV con disegnini, vari. Un design che potrebbe essere buono per un'application, per un designer che mostra la creatività, però non è forse probabilmente la creatività, quel tipo di creatività non è richiesta per il tipo di lavoro a cui si sta applicando. Per farvi dare un esempio, nella prossima slide, quello che è il layout di come potrebbe risultare un layout di CV in inglese che molto probabilmente verrà preso in considerazione. Date uno sguardo veloce a quello che può essere layout, come vedete è molto lineare, le informazioni si riescono a individuare al primo impatto, e date un'occhiata, però adesso ne parleremo proprio nello specifico di tutto, di quello che come deve essere il layout del CV in inglese, e poi vi rimostrerò questa stessa slide dopo che ne avrò spiegato. Comunque, memorizzate questa slide. Il CV in inglese nel contenuto deve essere sintetico ma chiaro e organizzato, come avete visto prima. Inizia sempre con un summary che poi andremo a vedere che cosa è. È ideale se si può menzionare all'interno del CV qual è il notice period. Se state già lavorando, ciò significa che se state già lavorando, qual è il periodo che dovete dare all'azienda con cui state lavorando, cioè il periodo di notice che in italiano si dice. Comunque sì. Le dimissioni, ecco, quando devi dare le dimissioni, quanto tempo da quando le ho date a quando potete lasciare l'azienda. E bisogna sempre evidenziare quali sono i risultati ottenuti, non va bene solo dire cosa avete fatto, ma bensì a quello che avete fatto, che cosa avete apportato all'azienda, qual è stato il miglioramento. E poi, a preavviso c'è Laura che mi aiutava, grazie Laura. E anche Sara. Utilizzare delle keywords nella job description, nella propria, che trovate nella job description. Quindi, quando rispondete fondamentalmente a un annuncio di lavoro, se voi leggete bene l'annuncio di lavoro, all'interno riuscirete a individuare delle keywords che sono importantissime. E di questa cosa qua vi stresserò un po' durante tutto il mio discorso. Quindi, keywords, anzi, inizio a dirla, keywords.
E poi bisogna inserire anche che sia disponibile a dare delle referenze. Cioè, dipende un po' che tipo, a che punto sia nella propria carriera professionale, perché se sei dall'inizio, delle referenze potrebbero essere dei professori dell'università, e invece se avete già fatto i lavori deve essere molto importante. Probabilmente, anzi sicuramente vi chiederanno le referenze dall'ex datore di lavoro, dall'ex manager che ha lavorato con voi, che comunque può assicurare il nuovo manager che siete delle persone valide, che comunque sta facendo la scelta giusta a prendervi nel proprio team. Anche se spesso in Italia voluto lasciare un lavoro sembra una tragedia, i rapporti con i manager fanno, cioè, si rompono quando qualcuno si licenzia, devo dire che qui all'estero invece è una cosa normale, c'è molta flessibilità e molto, cioè, c'è molto movimento all'interno delle aziende, quindi è alla fine una cosa normale sia dare referenze, ma anche addirittura applaudire il proprio team, la persona che lavorava con te nel team, e dire complimenti del tipo di lavoro che hai trovato, ti supporto per tutto quello che vuoi. Quindi bisogna dire che appunto se seguite queste qua, questi punti per il layout, per il layout e il contenuto, avete molte chance che i recruiters vi selezioneranno, o perlomeno si soffermeranno sul vostro CV, perché dovete sapere una cosa: ogni volta che fate un'application, un'azienda o un recruiter, se la selezione è affidata a un external recruiter, i recruiter si ricevono centinaia di CV al giorno, e sinceramente non si spende più di 30 secondi a soffermarsi su ogni CV, quindi la chance di essere notati è veramente bassa, specialmente se non è il layout e il CV non corrisponde a quello che sono le aspettative, più che altro nel trovare le informazioni chiave. È per questo che si dice che si hanno 30 secondi per poter avere impatto. Questo lo dico anch'io perché comunque faccio recruitment, cioè il mio team lo crea. Sono parte del processo di selezione, e spesso anch'io quando apro una posizione mi ritrovo in un giorno con 300 CV. Come potete immaginare, è un po' difficile andare a leggere tutto uno per uno. Quindi no, i 30 secondi sono quelli là che mi dicono: oh, guarda questo qua già, ho trovato già le informazioni, quindi questo perlomeno lo riguarderò dopo, però almeno ha passato questa rapida selezione dello scarto dei CV. E come dicevo prima, quindi questo qua è layout. Siamo ritornati sulla slide, che un po' riprende i punti che abbiamo trattato nella slide precedente. E adesso andremo a vedere nelle prossime slide ognuno di quella parte del CV, quali sono i punti punto chiave del CV. E se lavorate bene su questi punti, ripeto, avrete molta possibilità di essere perlomeno presi in considerazione, essere assunti, poi dipendono altri step durante il processo di selezione. E le personal information, quindi cosa si mette delle informazioni personali all'interno del CV in inglese, andremo a vedere cosa si metterà nel summary o personal statement, come organizzare la parte delle esperienze lavorative e appunto di quelli che sono i risultati ottenuti durante le esperienze lavorative, la parte della formazione education, quelle che sono le abilità e le competenze e abilità del candidato, come mostrarle nel CV in inglese, e poi le altre informazioni, incluso il lavoro, il volontariato, che in Inghilterra o comunque nei paesi anglofoni è una cosa molto importante, aver fatto il volontariato. Quindi anche questa cosa segnatevela, come se avete fatto il volontariato in vita vostra, nel CV in inglese, è una cosa che va inserita con molta fierezza, perché è una cosa per cui i datori di lavoro inglese cioè, prendono molto in considerazione, e anche lì vedono un po' la differenza fra i candidati. Quindi passiamo alla prima parte del CV, proprio da come inizia il proprio CV, e quindi la parte dei dati sensibili. Allora, prima da inserire nel CV in inglese, molto semplicemente sono il proprio nome e cognome, un recapito telefonico. Se siete già all'estero, comprate immediatamente una SIM del paese in cui state vivendo, inserite quel numero di telefono e non vi preoccupate, potete continuare ad avere il vostro WhatsApp italiano nel cellulare, nonostante voi abbiate il nuovo numero di telefono del paese. Un indirizzo email, l'indirizzo in cui si vive, o semplicemente il
il codice postale, perché ad esempio qua in Inghilterra gli indirizzi, cioè, è proprio inutile usare gli indirizzi anche quando si usano le varie app, i vari Google, si mette solo il codice postale perché ogni codice postale è specifico per una determinata casa, una determinata abitazione. E poi un link al proprio profilo LinkedIn, no? Questo serve un po' per, se siete stati notati, serve anche al datore di lavoro per andare a controllare se siete attivi su LinkedIn e se comunque avete un profilo, vi siete comunque attivati per avere un profilo completo anche su LinkedIn. Da assolutamente da evitare, come dicevo prima, sono le foto, questi tipi di genitali sensibili, se si è sposati, single, divorziati e tutto il resto, tutto quello che possa individuare qual è la vostra situazione sentimentale e comunque anche legale. E qual è la data e luogo di nascita, quindi dove siete nati e qual è la vostra età in pratica, e ovviamente qual è la vostra regione. In questo vi Cioè, voi inserite queste parti che io vi sto dicendo, molto probabilmente verrete scartati, perché qua in Inghilterra, specialmente in Inghilterra, ma nel resto anche un po' dei paesi anglofoni, ci sono severe leggi antidiscriminatorie, quindi o tutti i candidati devono avere la stessa chance, e non importa come sia l'aspetto fisico, né tantomeno quale sia l'età. Cioè, quello che importa qua è vedere dal CV se questa persona può ricoprire il ruolo oppure no, se si individua una persona o un ruolo. Poi, questa, ovviamente, quando si presenta all'interview, al colloquio, ovviamente l'età si riesce a identificare, però anche se sei uomo o donna, oppure dal nome, sicuramente sì, specialmente se abbiamo nomi italiani. Però, ad esempio, nel mio caso, quando io vado in interview, adesso mi sono fermato da un pochino perché lavoro qua in casa da qualche annetto, però io quando andavo all'interview, i datori di lavoro si aspettavano una ragazza, per esempio, perché l'unico paese in Italia dove Andrea è un nome maschile, è l'unico paese d'Italia dove il mio nome è usato per uomo. Però per il resto del mondo, ma per il resto del mondo, il mio nome è femminile, quindi, cioè, se avessi messo una foto, magari loro avrebbero scartato perché è un uomo, non credo proprio, però questa qua è la situazione, proprio non ha, il candidato deve arrivare proprio senza avere un, se non devono avere informazioni personali del candidato. Si pensi che addirittura ci sono aziende che il Dipartimento di Risorse Umane fa lo screening dei CV, elimina anche il nome e cioè manda solo ai hiring managers semplicemente il CV con solo le informazioni. Quindi alla fine cioè, non, veramente non si riesce neanche a individuare che tipo di persona è, e il manager lo scopre solamente all'interview. Quello che è l'interview. Quindi, detto questo, mi raccomando, evitate di mettere tutte queste informazioni personali perché per le leggi antidiscriminatorie potreste essere scartati. Io, sinceramente, quando apro i CV e vedo che c'è della foto, lo so, anche perché è scritto ovunque, qualsiasi blog, se voi leggete come fare il CV in Inghilterra, eccetera, è scritto ovunque. Quindi, i candidati che ancora mi mandano, italiani, che mi mandano il CV con la foto, sinceramente, cioè, uno, non ti sei documentato su come scrivere un CV in inglese, ma secondo, rischio che poi quando faccio passare questo candidato e lo passo a HR, questi mi dicono no, questo lo possiamo chiamare perché ci abbiamo la foto. Quindi mi raccomando, seguite questa parte sui dati perché sono la prima cosa che assolutamente si vede quando si apre un CV. Dopodiché è la parte del personal statement, è un po' il summary di un po' di chi siete. Dovete un po' in questa qua sono quelle 2 o 3 righe, non di più, ma che dovete incuriosire il recruiter, chi è che apre il vostro CV. Dove si spiega un po' chi si è, cosa si è fatto, però poi tutte le informazioni saranno nel CV. Però qualcosa di interessante che potrebbe essere interessante per il ruolo stesso. E va adattato sempre al luogo in cui si sta applicando. Questa qua è anche un ottimo, è no, è il primo punto per inserire delle keywords importanti per il lavoro. Quindi, di nuovo, vi raccomando le keywords. Poi, alla fine di questa mia parte, vi farò tutto un discorso sulle keywords e come funzionano e come si è evoluto il mondo del recruitment. Questo penso, cioè, come all'estero, credo che anche in Italia ormai si utilizzi queste determinate tecnologie e step nel recruitment process. Comunque, nel personal statement iniziate a individuare quali sono le parole chiave per quel tipo di lavoro, quindi quali sono le competenze che stanno ricercando, quali sono le skills, quali sono proprio le parti che stanno cercando. Ad esempio, se stanno cercando una persona che sappia
abbia lavorato in un settore alta crescita, eccetera, eccetera. Quindi potete inserire la parte che siete una persona che guarda la crescita, questa tipologia di giochi di parole che potrebbero già far individuare il candidato dalle prime righe che si legge nel CV. Dopodiché, si passa alla parte del professional experience, e queste sono anche come deve essere composto il CV. Quindi siamo partiti con i dati personali, poi se abbiamo fatto il summary, poi la terza parte che bisogna inserire è proprio la professional experience, quindi la parte lavorativa. Ovviamente se ne avete avuta, se non avete avuto, non avete fatto nessun tipo di lavoro, che siete neolaureati, anche se io vi consiglio anche durante l'università, fate dei lavoretti pure se non servono per mantenersi, ma perché tutto fa per il dopo. Comunque sia, la personal experience è in questa parte qua, è una parte molto importante dove bisogna inserire quelli che sono appunto il luogo e data di inizio e fine dove si è lavorato, e qual è il datore di lavoro con una breve descrizione, il ruolo ricoperto, e cosa si faceva durante quel ruolo, e poi quelli sono, come dicevo prima, quelli sono i key achievement, quelli sono appunto i risultati ottenuti durante questo lavoro. Se voi, queste sono importanti, tutte queste parti qua sono importanti, e segnatevi questo suggerimento. Mettete il luogo di dove si trova l'azienda, specialmente quando lavorate all'estero, perché che appunto specificate che sia in Italia. Poi potete mettere la città, cioè mettete anche la città ovviamente, però pensate che non tutti conoscono cioè le determinate aziende, e non tutti conoscono tutti i luoghi del mondo. Quindi mettete, anche perché serve per capire un po' dove le persone si sono mosse, se hanno lavorato sempre nella stessa città, se hanno lavorato in diverse città di diversi stati. Cioè, questo già fa vedere il profilo del proprio candidato, del candidato. Il datore di lavoro, mi raccomando, aggiungete una breve descrizione, perché se avete lavorato per Pollo Fritto & Co., dove è un'azienda di produzione la più importante in Italia per surgelati nei supermercati, dove siete super fieri, sinceramente la parola Pollo Fritto & Co. per uno che vive all'estero non capisce cosa significa. Quindi mi raccomando, quando inserite questi nomi, i nomi delle aziende, anche se siete molto proud di dove avete lavorato, nella vostra zona era super conosciuta, è un'azienda figa, tutto quanto, però mostrate anche al recruiter perché l'azienda era figa e perché era figa nel paese dove avete lavorato. Nel ruolo ricoperto, mi raccomando, utilizzate le keyword, quindi di nuovo controllate bene cos'è la ricerca del profilo del candidato, e iniziate un po' a evidenziare queste tipologie di parole chiave nella descrizione del vostro ruolo. Quindi mi raccomando, le keywords, ragazzi. E poi, come dicevo prima, bisogna assolutamente mettere nel CV inglese quali sono stati i risultati ottenuti, che siamo tutti bravi a dire cosa facciamo, però effettivamente cosa abbiamo portato all'azienda, cosa abbiamo migliorato nei processi dell'azienda, quali risultati abbiamo portato all'azienda. Tutte queste cose qua sono importanti da inserire, perché così vi fa vedere che sì, che io ho fatto tutto questo, e grazie a quello che ho fatto ho portato questo risultato, ho fatto un improvement di questi processi, ho fatto questo e quello e quell'altro. Perché da hiring manager ve lo dico che c'è, sì, sono tantissimi, per esempio nel marketing, che hanno lavorato, hanno fatto marketing in azienda, però cioè, io voglio vedere quali sono, cioè, prima di decidere fra uno e l'altro, cioè, anche solo per ascoltare, per chiamare qualcuno all'interview, vorrei vedere cioè, prima lo screening che faccio, vedere su quali risultati e come si sono impegnati, e specialmente se lo hanno fatto, sanno anche come scriverlo, ecco. E poi un'altra cosa, non mentite su questi dati, eccetera, perché come dicevo prima, le referenze all'estero sono importanti, quindi aspettate una chiamata, un'email al vostro ex datore di lavoro, o comunque un contatto da parte dell'azienda, perché il contratto non è definitivo finché non si riservano le referenze da chi non sono state richieste. Per farvi un esempio, quando io ho iniziato a lavorare qua, avevo finito il dottorato e avevo avuto tantissime esperienze lavorative, però effettivamente una non corposa come alla fine tutto quello che ho fatto durante il dottorato. Quindi cioè l'azienda ha voluto parlare col professore con cui proseguire tutti i progetti, oltre che proprio relativi al dottorato, proprio per far migliorare l'università e tutto il
tutto quello che succedeva in università, e hanno voluto sentire il professore e confermare che effettivamente io avessi fatto quelle cose là e se mi consigliava come, cioè, come persona da assumere. E quindi quello, se avessi finito in brutti rapporti o non avessi fatto quello che ho dichiarato, sarebbe uscito fuori. A quel punto là, anche se ero pronto a firmare il contratto, non l'avrei mai firmato. Andando avanti, la sezione che appunto è formazione, qua la dividiamo in due parti, saranno due slide sulla formazione, sull'education, parte education. La prima è per chi ha già esperienza lavorativa e quindi cioè, ovviamente concentra molto di più lo spazio nel CV a mostrare quello che ha fatto dal punto di vista lavorativo. Quindi in questo caso qua è sufficiente far mettere semplicemente il tipo di corso di laurea, dove si è svolto, in che città e in che nazione. E quindi è molto semplicemente, così il recruiter può vedere che effettivamente ho fatto tutto quanto il marketing, quindi bene, perfetto. Confermo che poi ho avuto una continuazione di quello che avevo studiato sul punto di vista professionale. Se invece non avete molte esperienze, allora se siete un laureato, se non avete molte esperienze, la parte education ovviamente è quella su cui vi giocate la vostra carta. Uno, per inserire molte keywords che ricercano nel profilo junior a cui state applicando, e due, perché appunto non avrete molto spazio, cioè rischiate che poi alla fine il vostro CV in inglese diventi di un quarto di pagina, quindi in questa parte qua potete un po' più abbondare. E però specialmente di nuovo è un'ottima occasione per voi per inserire le keywords in questa parte qua, quindi spiegare qual è stata l'università che avete fatto, il corso di laurea, e poi inserire quelli che sono magari le materie chiave per il tipo di lavoro che state applicando. Perché, per esempio, se arrivate a un'università di economia dove c'è marketing e state applicando per un lavoro e state cercando in marketing proprio, ovviamente inserirete più tutto quello che sono le materie che avete relative al marketing e alla comunicazione. Però ciò non significa che se tu hai fatto economia, indirizzo marketing, poi alla fine non andrei a fare un altro tipo di lavoro anche all'interno del marketing, quindi più un lavoro più di analisi, un lavoro più che riguarda più le skills matematiche, le skills statistiche. Quindi in quel caso là, in base al ruolo in cui state applicando, farete emergere nel vostro CV questa tipologia di materie. E poi mi raccomando, inserite anche qualche progetto che avete seguito, qualcosa che avete fatto durante il percorso universitario, e anche qui cercate di sbizzarrire a inserire le keywords, perché se stanno cercando una persona che sia focus e che sappia lavorare in maniera individuale, ma anche all'interno di un team, ecco lì che potete inserire che avete fatto un individual project, oppure se siete una persona che abbia passione per il lavoro, per lavorare in mercati internazionali, ed ecco lì che esce fuori International Marketing Plan. Cioè, lavorate molto su questo tipo di keywords. E poi andremo alla parte che è quella delle skills ed abilities. Come avete visto, cioè, il nostro CV in inglese si sta formando e non è una cosa lunghissima, non ci sono mille tabelle, cose da inserire, formattazioni, eccetera. La parte di skills and abilities, anche questa parte qua non è una parte che prende tantissimo spazio, perché potrete veramente sintetizzare, e tendenzialmente queste qua sono le quattro abilities che dovete inserire, le skills. IT skills, che sono appunto le skills che riguardano quello che è appunto il mondo digitale, informatico, e anche qui mi raccomando, andate a inserire le skills che sono un po' richieste nel tipo di lavoro che state facendo, se le stanno richiedendo, se voi sapete utilizzare quei programmi. Evitate le cose banali, ad esempio internet, perché se non sapete usare internet ai giorni d'oggi, cioè probabilmente non. Evitatelo, ecco, cioè non vi aggiunge niente, mettete solo le cose che aggiungono qualcosa al vostro profilo, eliminate tutte quelle altre cose. Se sapete usare i social, penso proprio che li sappiate usare tutti quanti, inserite se dovete, però dal punto di vista social, se avete o qualche passione, avete fatto qualche corso o avete fatto qualcosa, oppure cioè, avete mai gestito dei social media, o anche se sapete come funzionano i social media dal punto di vista dell'azienda, quindi della parte di dietro, perché cioè,
inserite queste cose qua solo se le sapete, però appunto se utilizzate programmi particolari, quali Photoshop, se siete architetti, che ne so, usate Archicad, o se siete matematici, userete sicuramente altri tipi di sistemi, cioè inserite questi sistemi anche se l'avete studiato in università o avete fatto dei progetti, o interessi personali, comunque inseriteli. E per quanto riguarda le competenze linguistiche, è inutile non dimenticate di mettere tutti i livelli europei, eccetera, l'ascolto, conversazione, eccetera. Fate un po' una. Cioè, effettivamente che tipo di livello ci avete, e quindi inserite semplicemente tra parentesi qual è il vostro livello. Però, se avete, cioè, con quello che consiglio in questo caso qua, prendete una certificazione. Questo serve più che altro per fare un'altra scrematura, perché anche dal punto di vista dell'inglese. Dire che si è a livello intermedio, dire che sei qua, cioè il fatto di autodirselo, autoconvincersi va benissimo, però se effettivamente si può certificare ancora meglio. E poi appunto quelle che sono le key skills o le personal skills, appunto un po' quelle che sono, qua è un altro punto per le keywords, vedete un po' cosa stanno cercando, e quindi se stanno cercando qualcuno che lavori che abbia gestito dei team, poi potreste metterlo anche se magari avete gestito dei gruppi all'università e tutte queste altre key skills. Mi raccomando, ragazzi, le keywords. Chiudo questa parte appunto sul formato del CV, poi passo la parola a Marta che vi parla un po' della struttura del CV che è più adatta per i diversi paesi. Però volevo solamente aggiungervi una cosa sulle keywords, come avevo promesso, per far spiegarvi un po' come funziona il mondo del recruitment. Come spiegavo prima, quando noi facciamo creiamo il profilo del candidato, inseriamo quello che sono per noi appunto le cose importanti, che devono essere sia tecniche che della personalità del candidato. Quindi quando non ce le ritroviamo nel CV, allora a quel punto là non è la persona che stiamo cercando, perché noi stiamo cercando di avere un profilo, l'abbiamo proprio scritto e suggerito al candidato, devi essere così. Quindi il fatto delle keywords continua a stressare, perché dovete essere bravi a modificare sempre il CV per ogni ruolo che state applicando. Non fate mai un CV, ma non deve essere mai uguale il CV per un ruolo o un altro ruolo. Fate piuttosto due application al giorno, ma fatele bene, che farne a raffica, che tanto venite scartate, state anche perdendo quel 30 secondi di click e di carico di pagina. E poi un'altra cosa sulle keywords, non è solo questo. Inoltre, si sta sempre più automatizzando il mondo del recruitment. Quindi, visto la quantità di CV che arrivano, eccetera, queste keywords che vi dico che sono che inseriamo nella job description, sono in realtà inserite anche nei sistemi. Noi non facciamo questo in Caverna, però prima lavoravo in un'altra azienda che fa recruitment, quindi vi dico come funziona. E inseriamo appunto queste keywords e diamo un peso a questo determinato tipo di competenze. E quindi, che ne so, è come se si desse un punteggio a ogni keyword che è stata inserita anche nel CV. Quindi il sistema automatico, quando let's praticamente voi fate l'application, mandate il vostro CV, fa lo screening del CV, legge tutto quello che ci sta dentro, e se c'è il matching con le keywords che è stato dentro, il vostro CV passa e quindi va alla fase successiva per il controllo umano. Se non invece non raggiungete un tot di percentuale di keywords che sono state c'erano nel job description e che sono di un determinato peso o meno, allora il vostro CV viene scartato automaticamente. Quindi mi raccomando, leggete bene la job description e cercate di inserire le vostre competenze in base a quello che sa che la job description. Questo è un consiglio di pratico che vi ho dato, che non vi darei a nessuno, quindi mi raccomando, le keywords sono importanti. L'ho detto all'inizio, lo concludo adesso, poi non ve lo ripeterò mai più, keywords, forse. Mi passo la parola a Marta, che invece vi spiega qual è la struttura del CV più adatta al paese in cui si applica. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, ok. Allora, sì, per riassumere brevemente quello che ha detto Andrea, allora il CV per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Irlanda e la Nuova Zelanda deve essere appunto molto sintetico, di una, massimo due pagine. Per quanto riguarda
Le esperienze, anche in questo caso cercate appunto di essere molto sintetici, magari usate anche degli elenchi puntati nei quali appunto cercate di far emergere quali sono stati appunto gli aspetti chiave del ruolo che avete svolto. Eppure per quanto riguarda le abilità cercate di riassumerle in modo abbastanza conciso e ovviamente facendo emergere i risultati che avete ottenuto. Quindi se avete, non lo so, lavorato a una strategia di influencer marketing, dite con quanti influencer avete lavorato, i numeri magari di revenue che vi hanno comunque portato. Per quanto riguarda invece l'Australia, questo è un caso un po' più particolare perché il CV in Australia ha una lunghezza media di 3 pagine, 2 per chi non ha ancora magari avuto un'esperienza professionale, quindi appena finito l'università, gli studi, e può arrivare anche alle 5 pagine per professionisti che hanno magari già accumulato 10 anni di esperienza. Questo perché? Perché in Australia vogliono avere un resoconto totale di quello che è stato appunto tutto il vostro percorso, sia professionale che accademico. Quindi se negli altri paesi anglofoni, se vi state candidando per una posizione, ad esempio nel marketing, non dovrete andare a inserire le esperienze lavorative che magari avete fatto quando avevate 16 anni, che non erano, diciamo, coerenti con il settore del marketing, in Australia vogliono sapere proprio tutto quello che avete fatto. E così vale anche per le abilità. Quindi se dite che sapete usare Photoshop piuttosto che un altro programma, dovete anche aggiungere magari delle informazioni sul quando avete utilizzato queste abilità. Inoltre, per quanto riguarda appunto, vorrei far aprire una piccola parentesi anche per quanto riguarda LinkedIn, che è molto importante in quanto, come se ben sapete, è uno dei social network dove appunto si può fare recruitment e quindi le aziende sono molto attente anche ai profili LinkedIn. Quindi cercate di avercelo sempre allineato al vostro CV. Quindi prestate attenzione al fatto che sia le informazioni presenti sul vostro CV siano comunque allineate anche su LinkedIn. Utilizzate le famosissime parole chiave che Andrea continua a ripetere, perché in questo caso sarà più facile per il recruitment che utilizzano LinkedIn trovarvi, e anche in questo caso cercate di mettere un piccolo summary, quindi una breve descrizione di voi stessi. Magari cercate di farla un po' più ricca, un po' più diversa rispetto a quella del CV, in modo tale che appunto possano emergere tutti i lati del vostro della vostra professione, il vostro aspetto professionale. E ora passo di nuovo la parola ad Andrea che vi spiegherà quali sono proprio gli errori da evitare quando dovete scrivere un CV in inglese. Ciao, vi sono mancato. Eccomi tornato. No, sarò molto più rapido in questa parte qua, un po' continuare quello che dicevo prima, perché già ve l'ho un po' evidenziati quali sono gli errori da evitare. Però quello che vi... ci sono ancora un paio di cose, di punti che toccherei per quanto riguarda quello che sono gli errori. Come vi ho già detto prima, i dati sensibili, e credo che vi sia entrato. Mi raccomando, non fate la cavolata di impiegare dati sensibili che non vi permettono di passare lo screening. Un errore che vi consiglio, non è un errore, però questo è proprio un consiglio: evitate la terminologia scontata. Cioè, trovate un po' parole che siano un po' più adatte al ruolo, che siano parole attive ma che non usano tutti quanti, perché fondamentalmente tutti cerchiamo un good team player. Se riuscite a mettere in maniera diversa, bene. Se utilizzate, queste sono 5 parole, ad esempio, che te le ritrovi ovunque, ovunque ci fosse un CV che non arriva con queste 5 parole. Cioè, chi non le, ecco, in questo caso qua, chi non usa queste 5 parole spicca. Quindi cercate di trovare un po' delle terminologie un po' meno scontata, non difficile, ma non scontata.
non utilizzate un linguaggio che sia adatto al paese in cui state applicando e un po' le espressioni del paese stesso a cui si sta applicando. Quindi mi raccomando, se siete oltre che il linguaggio, proprio il tipo di parole, anche se state applicando in America, diverso, cioè le parole cambiano in base a se invece state applicando per un lavoro nel Regno Unito. Come sapete, molte parole in inglese usano la S, invece in americano usano la Z, che ne so, la stessa parola tipo naturalization, con la Z in americano e con la S nell'inglese britannico, oppure color and color. So, quindi un po' cambiare, un po' cercare di evitare di fare l'americano con gli inglesi, evitate di fare il British con gli americani. E come dicevo prima, non fate la traduzione letterale del proprio CV in italiano, uno perché proprio la struttura non combacia, ma secondo perché non c'è cosa peggiore di vedere le parole tradotte e anche tradotte male o che non c'entrano niente sul contesto in cui si sta dicendo. Alcune volte con Marta nel Meet Recruitment proprio ce le segniamo quelle le migliori proprio, cioè ci sono delle traduzioni che tu dici cavolo, cioè proprio sbagliato la tipo di, perché hai voluto fare la traduzione, hai proprio sbagliato il tipo di parola, hai usato un false friend, cioè quelle parole che non devono essere, cioè che anche se sono simili non hanno lo stesso significato. Evitate assolutamente gli errori grammaticali, cioè quindi controllatelo, perché un errore grammaticale significa che non si è attenti ai dettagli. E poi, come dicevo prima, un CV per tutte le application, spendete tempo per fare massimo 2 application al giorno, se il lavoro dei sogni, una al giorno, cioè divertete al mattino, alle 8 del mattino iniziate a fare questo CV, lo rifate tutto quanto, lo ricontrollate, lo fate tutto quanto, ne fate solamente una al giorno, ma adattatelo per il tipo di lavoro che state applicando. E comunque lo so che ovviamente essendo italiani è difficile fare un CV in inglese, quindi se avete dubbi chiedete aiuto, cioè prima di tutto non ve la cantate e non ve la suonate, nel senso che chiedete sempre una seconda opinione, per voi magari lo scrivete, siete molto soddisfatti del lavoro fatto e poi alla fine non è quello che, cioè non lo fate leggere un'altra persona che vi dice guarda io non capisco cosa tu mi stai comunicando qua, oppure proprio io vi direi di dire questa cosa qui, quindi fatelo sempre guardare a qualcuno che lavora magari nel settore, se ce l'avete un amico madrelingua, fatevi gli amici madrelingua, iniziate da adesso se non ne avete, amici lingua servono sempre, e comunque sì, fatelo guardare, ricevete sempre una seconda opinione sul vostro CV, e specialmente se ci vai con gli amici madrelingua, come dicevo, vi serviranno sempre la vita, anche se vivete da 10 anni all'estero, gli amici madrelingua servono sempre, e anche in questo caso là mi raccomando, vi aiuteranno a individuare gli errori, se ci sono errori di grammatica o comunque di battitura. E comunque anche se avete l'amico madrelingua vi potrebbe aiutare con suggerimenti del tipo di espressioni che dovete utilizzare che sono più appropriate per quello che avete scritto. Un'altra cosa che vi consiglio, e comunque non perché siamo capra, ma perché ci siamo passati tutti, è anche quello di frequentare un corso di business English, quindi ovviamente si deve avere un certo livello, quindi alzare un po' il livello di inglese, ma già se si ha un livello intermedio si può accedere ai corsi business English che anche offriamo noi in tutte le nostre scuole Kaplan, dove praticamente si studia in questi tipologie di corsi, non si studia la terminologia business solamente, ma bensì si studia proprio entrare nel mondo del lavoro anglofono o come comunque migliorare la propria carriera internazionale, e quindi si fanno appunto presentazioni, come scrivere il CV, come ci sono tante cose che si fanno durante questi corsi che più servono alle persone che vogliono fare uno step professionale. E quindi questi qua sono un po' gli errori che mi raccomando, cioè oltre a tutto quello che vi ho già detto prima, che credo di aver parlato anche troppo, queste sono le ultime cose che volevo un po' evidenziare. E adesso invece proprio di parlare di errori, parliamo un po' di quello che è un po' il linguaggio che bisognerebbe utilizzare all'interno nel proprio CV, e da questa parte qua la passiamo a Carmela che appunto ci illuminerà su questo linguaggio.
Sarò breve, promesso. E già Andrea ha parlato un po' del linguaggio che si deve utilizzare, delle differenze. In generale, quando ci si appresta a scrivere un CV in inglese, è importante fare molta attenzione al linguaggio che si utilizza, sia per risultare professionali, ma soprattutto per evitare di fare degli errori. Uno dei dubbi più comuni è quando si scrive un CV è: devo parlare in terza persona o devo scrivere in prima persona? In passato sembrava più appropriato utilizzare la terza persona, e tuttora c'è chi continua a farlo, ed è una forma che si utilizza per evitare di dare l'impressione di dare un'opinione troppo personale. E in realtà molti recruiter si trovano questa forma troppo innaturale e quindi è preferibile utilizzare la prima persona. E sarebbe meglio anche evitare di utilizzare pronomi o forme verbali quando possibile. Quando invece non è possibile, è bene utilizzare i verbi d'azione alla forma attiva. E infine ricordate le differenze linguistiche, come diceva Andrea, quindi assicuratevi di utilizzare l'inglese britannico per la Gran Bretagna, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'inglese americano negli Stati Uniti. Il Canada utilizza un mix tra inglese britannico e americano. Inoltre, un altro aspetto da ricordare è la formattazione della data, per esempio. Ricordate che in Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda è come in Italia, quindi si scrive il giorno, il mese e l'anno, mentre invece negli Stati Uniti si scrive prima il mese, poi il giorno e poi l'anno, e in Canada invece addirittura prima si scrive l'anno, poi il mese e infine il giorno. E ricordate anche di fare molta attenzione, come diceva Andrea, allo spelling britannico e a quello americano. E infine vi lasciamo con una lista. In questa slide abbiamo elencato una serie di termini suddivisi per settore che potete utilizzare quando appunto vi apprestate a scrivere il vostro CV. E quindi non vi preoccupate perché riceverete queste slide, quindi non preoccupatevi di prendere appunti adesso. Esatto. Mi raccomando, non state lì a scrivere velocemente tutti i termini, vi Però sì, sono dei termini arriveranno che la slide. possono tornarvi utili, come diceva anche Andrea, per farvi notare e per avere il CV allineato a quella che è la job description pubblicata dall'azienda. L'ho detto, sarei stata breve. Perfetto, grazie mille Carmela. Sì, e io colgo l'occasione per dire a tutti che riceverete questa presentazione, quindi se non avete potuto scrivere qualcosa importante, non vi preoccupate che riceverete la presentazione nei prossimi giorni. Io lascio ai nostri relatori Marta, Andrea e Carmela a riprendere il fiato, a bere un po' d'acqua. Così, giusto per spiegare allora a tutti quanti che Scusa Andrea, stai sul silenzioso, scusami. oh, scusa. Vabbè, spero che il mio labiale sia anche facile da leggere. No, volevo solamente dirvi che comunque vi lasciamo nel frattempo e facciamo poi le domande e risposte che Lucia non modera, fa da moderatrice. Vi lasciamo qua su questa slide appunto tutti i nostri contatti, dove trovarci, la nostra email, il nostro profilo Instagram, seguiteci, mi raccomando. E poi vabbè, dei link che riceverete anche nell'email di ringraziamento, dove potete scaricare quella che è la nostra guida alla carriera internazionale. È una guida che abbiamo appunto scritto per gli studenti che vogliono intraprendere un percorso all'estero. È divisa in tre volumi, al momento siamo arrivati al secondo volume, il terzo volume uscirà molto presto, ma molto molto presto, quindi poi vabbè, riceverete il link per scaricarvela. Luciano, a parola a te. Passiamo alle domande, quindi ragazzi riceverete questo materiale nei prossimi giorni, la registrazione, anche se volete condividere con amici, colleghi. E vi ricordo di inviare le vostre domande nella sezione Questions and Answers. Grazie a tutti voi che avete già scritto. E direi di cominciare proprio. E comincio con la domanda di Mariana, che già quando abbiamo cominciato la presentazione voleva sapere se le informazioni personali da omettere valgono anche per CV utili per aziende americane? Guarda, ti consiglio, vai, vai, vai di sì. No, cerca comunque di non metterli, poi al massimo te li chiedono, cioè, però sì, queste le leggi antidiscriminatorie ci sono ovunque, quindi sì. Perfetto. Ok, invece riguardo le certificazioni ci sono tante domande. Io comincio con quelli che hanno studiato proprio lingue. Quelli che sono già laureati in lingue hanno bisogno di certificazione?
quando, dipende. No, allora dipende un po' cosa volete fare. Sicuramente una laurea in lingue è già una dimostrazione che avete studiato la materia, l'avete studiata anche tantissimo. Però avere una certificazione ha più valore a livello proprio di curriculum, e più che altro studiare lingue, mettiamola così, va bene se va bene, però devi avere fatto l'esperienza all'estero all'interno del CV, devi dimostrare questa cosa qua, che hai fatto anche solamente un exchange o qualcosa del genere, perché aver studiato lingue ma non essere mai uscito dall'Italia sinceramente non ha un valore grandissimo per quando un'azienda all'estero deve assumere. Ok, e avere sempre questa certificazione aggiornata, vero Andrea? Perché Martina ci ha scritto che ha certificazione di qualche anno fa, quindi c'è bisogno di rifarla? Si preferisce una certificazione più recente? Martina, ti dico di sì, perché dipende. A parte ci sono alcune certificazioni che scadono dopo 2 anni, quale l'IELTS e il TOEFL, quelle hanno durato 2 anni, quindi dopo 2 anni comunque siano non valgono più proprio ai fidi anche per concorsi, per iscrizioni all'università, eccetera. L'unico che vale di più è il Cambridge, che non ha scadenza, però effettivamente se dichiari di essere stato... tutto dipende anche lì. Nel frattempo, sei mai andato all'estero, cioè questo inglese l'hai mai praticato a quel punto là, allora non hai bisogno di rifarla. Però se hai preso la certificazione, quando hai finito le superiori, hai preso il first, o il PET ancora un po' più basso, e poi non sei andato all'estero, è solo un pezzo di carta, ma non è la realtà, quindi sì. Ovviamente ragazzi, se avete fatto esperienza all'estero e sapete l'inglese, il CV lo dice, e quindi quello vale, a mio avviso, più di ogni altra certificazione. Però anche se si è stati all'estero, sempre appunto è molto più facile riuscire a prendere la certificazione, quindi io la consiglierei comunque di prenderla, di farvelo un corso per raggiungere il livello e prendere un buon punteggio alle certificazioni. Ok, visto che Marta accennava, quindi confermi, vuoi aggiungere qualcosa? No, sono d'accordissimo. Ovviamente se non è una certificazione, però hai dell'esperienza all'estero, più o meno ok, però avere una certificazione è sempre un punto in più, cioè ti fa spiccare comunque rispetto a chi magari non ce l'ha. Ok, continuo con questo argomento delle certificazioni. Penso che la domanda di Silvia sia molto interessante. Nel caso in cui sia svolto una magistrale 2 anni in inglese all'estero, o comunque bisogno di una certificazione, il livello riconosciuto dall'università è un C1. Allora, se hai fatto 2 anni all'estero in inglese, prima di tutto hai già fatto una certificazione per poter accedere all'università, e a quel punto là non ti serve niente. No, in questo caso qua, a parte sì, non ti accetta l'università se non hai fatto l'IELTS. Penso che se l'hai fatta all'estero in inglese, sicuramente hai dovuto dimostrare la conoscenza dell'inglese già prima. Ma poi no, tu hai studiato effettivamente all'estero e cioè una laurea in un paese inglese. Quindi in quel caso là non ti preoccupare. Se non avrei fatto lavori di gruppo e parlato in inglese durante questi 2 anni, no, non ti consiglio di farlo qua. A meno che non ti serva, perché ad esempio per i concorsi italiani, cioè sono adesso nei concorsi pubblici, richiedono una certificazione che sia almeno dipende dal concorso, B1, B2, se c'è C1 prendi ancora più punteggi, non lo so perché non sono più molto informato, però i concorsi pubblici in Italia ad esempio lo richiedono, quindi in quel caso là mi spiace, sicuramente parli meglio l'inglese di tutti quelli che hanno preso una certificazione, però a quel caso là dovrei farla. Mm-hmm, ok. Domanda di Stefania riguardo LinkedIn. Quanto è importante averlo aggiornato? Io non ne possiedo, io ne possiedo uno, ma non posso regolarmente. Lo uso principalmente perché trovo articoli interessanti, soprattutto legati al mondo del lavoro. Allora, sicuramente è molto importante averlo aggiornato. Non ti dico magari di dover condividere ogni giorno news, ma comunque di aggiornare sempre il tuo profilo, perché comunque è molto cioè, a parte che tantissime aziende ormai controllano anche un po' il profilo LinkedIn dei candidati, ma anche appunto per dare coerenza, perché magari se mandi un CV in un'azienda e magari vanno a cercare un po' le tue esperienze sui social, è un po' brutto se le informazioni non combacino, quindi sì, cerca di tenere aggiornato il tuo profilo LinkedIn. Ok. Vorrei aggiungere una cosa,
Pensa una cosa, LinkedIn è la tua è la vetrina di te stesso pubblica. Avresti mai una vetrina, cioè che siamo ad agosto con la roba di esposta, la roba di Natale, quindi ti do solo questo, pensaci, cioè sì, ovviamente aggiornalo, cioè è là dove ti trovano i recruiter, ti trovano i datori di lavoro, è la prima cosa che vai a vedere dopo che vedi un CV, cioè se non tieni attivo LinkedIn non è una bella cosa dal punto di vista di chi fa l'hiring. Ok. Marta, Andrea, Carmela, consigliate di cercare il recruiter su LinkedIn subito dopo aver inviato l'application? Allora, io ti consiglio di andare a vedere il profilo di tutti quelli dell'azienda in cui stai facendo application, del manager che sta facendo recruitment, o se stiamo parlando di recruitment esterni, sì, fai, vedi il suo profilo, non contattarlo, perché risulti intrusiva e non va bene. Te lo dico perché magari è capitato anche a me che cioè praticamente guardavo il... A quello era stato il contrario. Io magari guardavo il LinkedIn di alcuni candidati ed ecco lì che mi parte richiesta amicizia, messaggio, cosa. E ho detto, lo so benissimo, hai fatto l'application che vuoi questo lavoro, però già mi hai messo l'ansia. Quindi nel senso... No, vai a vedere il profilo e fai vedere che sei interessato. Quello sì, e mi fa molto piacere quando vedo le persone dopo che applicano per lavori dove io sono il recruiter, il manager recruiter, che sono venuti a visitare il mio profilo. Questo significa che sono sul pezzo e che stanno, cioè, vanno a vedere. Non avete paura di far vedere che l'altra persona ha visto che voi vedete loro. Non siamo alla social media che state cercando fidanzato, non vuoi che il fidanzato, la fidanzata guardi quello, cioè no, qua siamo su LinkedIn, siamo professionisti, quindi sì, andate a vedere il profilo, però non vi consiglio di contattarlo subito. Magari lo contattate, però sempre verso vie ufficiali, quale può essere l'email aziendale, eccetera, un follow up dopo un po' di giorni, dicendo ho fatto questa cosa, perché magari il vostro CV è stato scartato qualcosa e magari fai vedere la curiosità, però non fate harassment sui recruiters. Ok, e per chiudere questo argomento di LinkedIn, Silvia non ha un profilo e ci chiede quando è più conveniente aprirlo, più prima possibile. Immagino. Sì. Ieri dovevi aprirlo. Sei già in ritardo, vai a aprirlo ora, fai linkedin.com. Sì, sì, è bene avere il profilo in LinkedIn, l'abbiamo già detto, aggiornato, è bene averlo. Ok, ottimo. C'è una domanda riguardo le tipologie di contratto. C'è scritto per cui in Italia abbiamo apprendistato, determinato, eccetera. Penso che questo ci serve un webinar, vero Andrea? Non è proprio il nostro ambito. Ci servirebbe un altro webinar? No, però è molto più snello qua, credo. Qua io ho sentito, perlomeno, ho anche solo assunto intern, che sarebbe il nostro stagista, che si paga. Assistant, executive e manager. Cioè, non abbiamo molto, cioè, è da noi semplicemente, cioè, questi sono i ruoli e il tipologia di lavoro è temporary o permanent, che sarebbe indeterminato o temporaneo, che è proprio dichiarato prima perché se una persona prende un progetto, no, basta, finito, molto semplice. Molto più diretto, ok. C'è un partecipante che ci ha scritto come presentare la voglia di cambiare settore nel CV, non ha detto cosa... in cosa lavorava, in cosa vuole lavorare, ma comunque interessato a sapere. Allora, questa è una cosa che devo dire che qui in Inghilterra è molto apprezzata, nel senso che specialmente se si hanno delle posizioni già con esperienze lavorative e tutto, e il fatto di volersi rimettere in gioco e applicare per un ruolo in un altro settore è una cosa che piace. L'unica cosa è che bisogna, se stiamo parlando semplicemente settore ma stesso ruolo, vai tranquillamente, scrivi semplicemente che tu sei più appassionato dell'altro settore e che puoi applicare su questo ruolo. Se invece stiamo andando a fare, per esempio, che ne so, lavoravi nell'ingegneria meccanica e puoi andare a lavorare per il mondo delle ONG, per esempio, allora lì devi un po' fare... E quindi le tue skills non sono rivendibili proprio il tipo di lavoro e settore che stai andando a fare. In quel caso lì, semplicemente, fai uno step back e applica per posizioni un po' meno... Cioè,
entry level praticamente, dove appunto ti spieghi che sei disposto a fare uno step back, ma andare a fare il lavoro nel settore della tua vita. Magari si può scrivere nella cover letter, si possono scrivere certo. più motivazioni, si può argomentare di più nella cover letter o nel summary. Ok. Salvatore, in quale paese di lingua inglese consiglieresti di lavorare? Quale, scusami, come ripetere? Paesi di lingua inglese? Ah, consiglieresti di lavorare? Che bella domanda, Salvatore, grazie per metterci in difficoltà. No, ti spiego perché ci avremmo detto al 100% fino a qualche annetto fa, l'anno scorso, fino a marzo dell'anno scorso, Inghilterra, perché è un paese in crescita, un boom all'interno dell'Europa, un paese veramente dove si sta bene, dove si basa tutto sulla professionalità, non ci sono favoritismi, c'è tanto bellissimo sull'Inghilterra, ma adesso abbiamo il Brexit, quindi l'incertezza. Quindi no, ancora consiglio l'Inghilterra comunque, perché siamo ancora in Europa, eccetera, però essendo un po'... Non apriamo il periodo Brexit, l'argomento Brexit, se no siamo qua fino a... Mi sa che ti abbiamo perso, Andrea. Mi sentite, ragazzi? Noi ti sentiamo. Cosa è successo con Andrea? Eccomi. Metti... Devi fare... Ok, ho preso quella di Marta. No, ancora l'Inghilterra, comunque sia, vabbè, siamo ancora in un periodo florido, però appunto c'è incertezza, specialmente molte aziende non sanno se rimanere o andare via, c'è un po' di casino, non si capisce, non lo sappiamo manco una cosa succederà. Quindi ancora al momento sì, anzi, l'ultima ondata è anche quella buona magari di arrivare ad essere in Inghilterra. Consiglio l'Irlanda. Assolutamente, l'Irlanda è considerata la Silicon Valley d'Europa, tutte le grandi aziende, quelle che conoscete di San Francisco, Cupertino, eccetera, sono tutte con l'head office europeo in Irlanda, quindi vari Facebook, Twitter e tutti lì stanno, quindi è una sta diventando sempre più un polo della tecnologia. America, scordatevelo, non anche solamente nominare il fatto di voler lavorare in America, già vi rifiutano il visto. No, è molto difficile in America, solo se sei un professionista che stanno ricercando da tanto tempo e non hanno trovato in America, devono dimostrare che più di un anno lo stanno cercando, quindi possono aprire all'estero, quindi trovarti uno sponsor in pratica americano. E invece Australia, se non avete ancora 30 anni, fatevelo un'esperienza in Australia, quella potrebbe diventare, cioè, partite come... un'esperienza e poi potrebbe diventare la vita, però l'Australia la consiglio per un'esperienza che comunque sotto i 30 anni è facile prendere il visto work and study o semplicemente working holiday, quindi proprio andare là per un periodo più lungo e se poi per un periodo medio lungo, se vai fino a un anno, e poi da lì decidete se poi magari trovate un buon lavoro, vi sponsorizzano e poi ci rimanete tutta la vita. Grazie anche ai nostri partecipanti che stanno inviando tante domande. Possiamo continuare, ragazzi? Certo. Okay. Quindi io prendo con la domanda di Giulia. Quando non ci sono posizioni aperte sui siti delle aziende che ci interessano e si propone una candidatura spontanea, ci sono alcuni accorgimenti da seguire? Rispondo io? Ok. Se avete un'azienda del cuore, seguitela ovviamente, state sempre sul pezzo per vedere cosa postano. Però è anche vero che se siete... non fa mai male proporsi. Anzi, vi dirò, ci sono proprio adesso un mio amico che sta cercando lavoro, ha avuto, cioè, la sua azienda, cioè, niente, sta cercando lavoro ultimamente, vabbè, lui è già un professionista, però ha applicato per un po' di ruoli, le aziende che gli piacevano, ma ce n'aveva sempre una in testa e a un certo punto ha mandato un'email dicendo: guarda, io lo so che non avete posizioni aperte, questo è il mio profilo, se aprite una posizione che match al mio profilo,
che incontra il mio profilo e io sono qua e gli hanno risposto praticamente no, guarda, al momento non ci sono, però girerò il tuo profilo, il tuo curriculum, vabbè, un po' una risposta quasi standard, e lui ha insistito, ha detto va bene, grazie per aver... cioè ha iniziato il colloquio con questa azienda e poi praticamente il giorno dopo l'hanno chiamato, gli hanno detto guarda, noi stavamo già pensando di aprire un ruolo per questo tipo e a sto punto qua ci piace il tuo profilo, vieni che ne discutiamo, e quindi praticamente gli hanno aperto il ruolo e quindi l'hanno assunto. Quindi sì, non siate temerari, scrivete, cercate di arrivare all'azienda anche se non ci sono ancora posizioni. Ok, vorrei tornare un po' sulle certificazioni perché Roberta ha chiesto cosa consigliate, sostenere IELTS o Cambridge, anche chi era Claudio. Cosa consigliate, Cambridge, IELTS o TOEFL? E c'è anche la domanda di Giulia, no scusate, c'era un'altra riguardo la differenza, che certificazioni consigliamo, certificazione TOEFL piuttosto che IELTS, cosa fare per le certificazioni? No, non ti sentiamo Andrea, ti abbiamo perso. Non mi sentite? Dipende molto dal paese in cui state applicando, perché per esempio l'IELTS è molto più richiesto in Regno Unito, o per esempio è molto richiesto per l'accesso alle università, mentre invece se fate un'application negli Stati Uniti è meglio avere il TOEFL. Quindi dipende molto dal paese in cui state cercando lavoro. E molto spesso anche nelle job description potreste trovare anche una specifica certificazione richiesta, quindi sì, date un po' un'occhiata. Ok, va bene. Tornando un po' riguardo gli Stati Uniti, adesso ci sei Andrea? Sì, ci sono e sono contentissimo. Va bene, possiamo continuare ragazzi, ci sono anche delle domande interessanti, penso. Vai. Riguardo il layout del CV, che è la domanda di Martina, la formattazione europea non è obbligatoria, ma la sconsigliereste? Sarebbe meglio, per esempio, usare un layout standard di Word o quello europeo? Mettiamola così, è obbligatorio non avere quella europea, il formato europeo. È obbligatorio non avere il formato europeo quando si applica all'estero. No, non è visto bene, non piace ed effettivamente non dice niente. Cioè, per quello che appunto è la struttura degli altri CV, quindi dimenticalo proprio. Ok. Cosa è bene scrivere nella cover letter per distinguerla dal summary? Allora, ci siete? Sì, questa è un approfondimento del summary, se così possiamo dire. Quindi nel summary, cioè l'obiettivo è più o meno lo stesso, però nel summary avete proprio 3 righe, 4 per poter colpire la persona che legge il CV. E nella cover letter avete l'occasione, l'opportunità di poter raccontarvi di più, raccontare di più la vostra esperienza, quali sono i vostri punti di forza e motivarli, perché la cosa importante nel CV e nella cover letter è dare una sorta di prova a supporto di quello che dite. Quindi sicuramente nel summary avete poche righe e lì dovete colpire. La cover letter è un modo per dare più informazioni e arricchire ancora di più il... Okay. E diciamo che il CV funziona, ci sono le keywords, funziona anche la cover letter. Parliamo della interview. Silvia vuole sapere come rispondere alla domanda perché dovremmo scegliere te. Why do we choose you? Silvia, perché dovremmo scegliere te? Cosa c'è da portare all'azienda? No, guarda, quella è una domanda che si fa. Ed effettivamente il candidato si gioca tutto, però quello che vi consiglio, se avete fatto un'ora di interview almeno quando siete arrivati a questa domanda, avete fatto un'application, vi siete studiati la job description, avete fatto un CV apposta, una cover letter apposta, quindi avete già fatto un percorso del perché dovrebbero scegliere voi, e quindi la risposta che dovete fare guardando il profilo, cioè guardando l'interview, la risposta è
elencare cosa loro stanno cercando. Voi state cercando questo profilo ed ecco perché io posso andare bene per questo profilo, e specialmente cosa pensate che se foste voi quelli scelti, cosa andreste a fare. Quindi io sono perfetto questo profilo e in più i risultati che vi porterò saranno questi, quindi giocarvela così. Ok. Mary aveva chiesto se l'esperienza Erasmus va messa nel CV, è considerata positiva o negativa? Super positiva, potrei dirti anche che un'arma vincente. No ragazzi, assolutamente, specialmente all'estero, tutte le esperienze fatte fuori, tutto quello che avete, se avete fatto un gap year, fatevi un anno sabbatico, cioè l'anno sabbatico quasi non vale più della laurea, però il fatto che voi abbiate fatto un avvio sabbatico prima di iniziare a lavorare, o tra il liceo e l'università, tra la specialistica e la triennale, cioè l'anno sabbatico, o anche dopo aver iniziato a lavorare vi prendete un anno sabbatico, guardate che è visto benissimo, l'anno sabbatico c'è solo che benefici, e queste esperienze, Erasmus, queste cose, vi dicono tantissimo di voi, dicono proprio che siete persone adattabili, siete persone che vi lanciate, cioè dietro quella parola Erasmus, dietro quella parola gap year all'estero, dietro viaggio di 6 mesi, 3 mesi, o dietro quella parola là, apre un mondo nella testa del recruiter e della vostra personalità. Ok, e riguardo per esempio il percorso di Martina, che dice che non ha molte esperienze lavorative perché è neolaureata in belle arti, ha studiato per 2 anni lingue. Ok, prima della mia iscrizione in belle arti, ok, dovrei inserire tale percorso pur non avendolo concluso? Se non ha finito? Sì, stavo leggendo che appunto... Mi sentite? Sì. Ok, deve preparare il CV per l'Australia. In questo caso, sì, inserisci comunque tutto quello che hai fatto. Poi mi sa che c'era scritto qualcosa su che aveva fatto delle esposizioni. Magari mettile appunto come esperienza professionale o comunque personale, però sì, ti consiglio di inserire tutto. Ok, perfetto. Giulia ci aveva scritto per sapere che portali di recruiting online italiani e stranieri consigliate, ragazzi? Ma io ti direi, LinkedIn. LinkedIn li trovati, specialmente la prima di tutte le aziende inseriscono le offerte di lavoro là. Poi Indeed, Read, dipende appunto, sì. Comunque sì, con i digitali che dico cosa, Indeed, Read, Total Jobs. Non ti sentiamo più, Andrea. Total Jobs, hai detto? Total Jobs. Total Jobs, ho scoperto perché avevo un altro puzzantino qua, che Total Jobs e sono quelle Monster, Monster un po' più per lavori un po' più alti, però un po' sì, questi sono quelli che utilizziamo qua. In Italia mi sa che ci avete anche voi Indeed che sta entrando. O sul sito dell'azienda direttamente, anche sul sito dell'azienda per cui volete candidarvi. Sì, sì. Andate a vedere sulla career section. Però sì, all'estero utilizziamo quelli che vi abbiamo elencato maggiormente. Okay. Facciamo le ultime 2 domande. Ok. Andrea, ho appena terminato anch'io un dottorato. Come consiglieresti di proporre questa esperienza accademica per un'application in ambito aziendale? I dottorati sono tricky. Cioè, ci specializziamo molto, facciamo molta ricerca, ma poco pratica, però vabbè, io durante il mio dottorato ho fatto anche molte cose pratiche, devo dire, quindi me le sono un po' rivendute. Quello che, cioè, secondo me, devi venderti i tuoi progetti come se fossero esperienze lavorative, esattamente alla stessa maniera, quindi qualsiasi cosa tu abbia fatto, rivenditelo sul CV e sulla cover letter, su una interview, come se fosse fondamentalmente un progetto che stavi lavorando all'interno di un'azienda. Per esempio, che ne so, durante il mio dottorato avevo aiutato avevamo la ricerca, una rivista scientifica di nome Sinfonia, che era solo cartacea, quindi praticamente siamo passati al digitale, c'era tutta una cosa dietro da fare, quindi
A parte il dottorato, io lavoravo su questa rivista che era quella del dipartimento, una rivista scientifica comunque di importanza internazionale, però prende dal cartaceo, il passaggio dal cartaceo al digital, quindi c'era da lavorare con i vari developer del website dell'università, c'era da capire come funzionavano gli index di Google per Google Scholar, perché era quello, cioè vedere di entrare nei motori di ricerca per i siti scientifici, quindi fondamentalmente è vero che ancora un lavoro marketing, è vero che non voglio niente, però alla fine tutto questo che ho fatto era come se stessi lavorando per un'azienda, per una startup e stessi lanciando un nuovo prodotto, e quindi alla fine mi sono rivenduto appunto quello che era un progetto che è durato alla fine anche più di 3 anni in quello che, cioè, che poi erano le cose che ricercavano utilizzando le keyword nella posizione per cui avevo applicato i tempi, che era una posizione junior comunque, è vero che c'è un dottorato, però capisci che devi un po' ti devi inserire nel mondo lavorativo. Ok, abbiamo parlato molto di coerenza, Marta, Carmela, Andrea, è un partecipante ha chiesto se è apprezzata la coerenza nel CV o è preferibile inserire esperienze che indichino la capacità di spaziare in più ambiti. Eri tu, Carmela, che avevi più ambiti, vero? Che poi ti ho detto, lavorare in modo, io avevo più ambiti perché io da neolaureata avevo fatto una tesi sulla sostenibilità nella moda, sulle start-up, però avevo anche un'esperienza in un'associazione durante l'università con i social media. E provate a trovare un punto che colleghi le varie esperienze, anche se sono un po' diverse. E in generale, se sono tante piccole esperienze in ambiti diversi, magari inserite quelle più coerenti con la posizione per cui vi state candidando. Quindi sì, inseritele, fate vedere che avete fatto tante cose, però provate a trovare un filo che le colleghi in qualche modo e che le renda coerenti. Ok, e per Claudio, che ha scritto riguardo a proposito del gap year menzionato da Andrea, come lo si può inserire nel CV nel caso in cui durante questo gap year non siano state fatte particolari esperienze lavorative? Sai quando ti facevo vedere tutte le sezioni, dove lo mettiamo su gap year? Nell'education? Cioè per far vedere lo stacco di quell'anno, io lo metterei proprio come se è un'esperienza lavorativa, in mezzo alle esperienze lavorative, io proprio metti gap year, traveling around this part. Non importa fare le esperienze lavorative, anzi, gap year è anche meno esperienza lavorativa, ma studiare, più esperienza, infatti. Studiare l'inglese, viaggiare, culture, cioè, okay. Quello che hai fatto durante il gap year, scrivilo e ovviamente rendilo sexy, quello che hai fatto durante il tuo gap year. Quindi sì, cioè, esperienze lavorative, sinceramente, nel gap year, se fai a fare cocktail su una spiaggia, in un sull'inchiodo di una spiaggia, va benissimo, però cioè va benissimo e va anche menzionato, però il gap year appunto serve appunto per crescita personale, perché hai fatto qualcosa, perché hai viaggiato, conosci nuove culture, cioè vi ripeto, ci sono molte cose che anche non dette bastano quelle due o tre paroline che fanno capire un po' il profilo del candidato. Ok, faccio l'ultima domanda. È utile inserire i viaggi di studio all'estero fatti in età adolescenziale o risulta infantile e dispersivo? E c'è una continuazione, scrivi semplicemente una riga dicendo te, dal 2000 al 2018 viaggi studi all'estero, studiato e vissuto in Australia, Nuova Zelanda, bla 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 durante il summer. Quindi sì, puoi anche metterli, cioè, però mettilo come menzionamento. Però sì, sicuramente mettilo, anzi, specialmente se hai fatto più lungo periodo, quindi almeno un mesetto all'estero, assolutamente menziona, oppure nella cover letter di nuovo, mettete che sin da quando sei in età adolescenziale, che si viaggia all'estero, si è speso tempo all'estero, si è studiato all'estero e tutte queste cose qua. Ok, grazie mille. L'ultima domanda, vi giuro, di Davide. È vero che alcuni ATS non riescono a fare lo screening del CV, se ci sono tabelle, grilli, eccetera, e quindi viene subito scartato? Conviene un layout essenziale e lineare privo di creatività?
È un po' quello che abbiamo mostrato prima, avevo spiegato prima. Sì, ragazzi, meno tabelle, meno cose, più lineare, più keywords riconoscibili, più testo normale che è tutto il lambaradan. E poi, ovviamente, se dovete fare, se stanno cercando un design, state tranquilli che lo screening lo fanno con Photoshop. Cioè, nel senso, non ha, ci sono, se fate per determinate ruoli, sì, ma se andate per altri ruoli che sapete già che ci sono diverse fasi, eccetera, andate il più lineare possibile, giocatevelo sulle parole che utilizzate, su come vi riuscite a vendere. Ok, grazie mille Andrea, Carmela, Marta, abbiamo finito con le domande, volete aggiungere qualcos'altro? Vi lascio... Niente ragazzi, in bocca al lupo per la vostra, con la creazione del vostro CV e nella vostra ricerca di lavoro, e mi raccomando, studiate inglese all'estero, cioè studiate inglese e all'estero ancora meglio, ecco, mettiamola così. E poi vi ripeto, là ci avete i nostri contatti, per qualsiasi cosa contattateci. Grazie, quindi a tutti riceverete una nostra mail con il materiale di oggi, la registrazione. Grazie di esservi collegati con noi. Questo webinar è stato offerto da Doxity e Kaplan International English. Alla prossima. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao Giulia.